Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale curata dalla redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo parlando di violenza di genere, in particolare con i numeri dell'anno 2023 nella nostra regione che sono contenuti nell'ultimo rapporto che ha presentato l'osservatorio specifico in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, appuntamento a cui ha partecipato anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale. Nel corso dell'anno precedente in Toscana si sono registrati 6 femminicidi che hanno fatto salire il drammatico bilancio degli ultimi 17 anni a quota 140. Inoltre sono state più di 4.500 le donne che nel 2023 si sono rivolte a un centro antiviolenza, mentre hanno sfiorato i 2.000 in un anno gli accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti. Sono alcune delle cifre più drammatiche emerse dal 16° rapporto sulla violenza di genere in Toscana, realizzato dall'Osservatorio Sociale Regionale e presentato in Palazzo Strozzi Sacrati nell'ambito della Toscana delle Donne. Ancora i dati ci dicono che per debellare la violenza c'è ancora tempo. Tante donne accedono a centri antiviolenza, tante donne al codice rosa, ma non tutte quelle che hanno bisogno di aiuto. Quindi noi dobbiamo lavorare affinché tutte le donne che subiscono violenza, qualsiasi tipo di violenza, abbiano la volontà di chiedere aiuto, di accedere a una rete che esiste in Toscana ed è funzionante ed è lì per loro. Questo è il messaggio che vorrei lanciare. Quindi dobbiamo cercare di creare il più possibile fiducia nelle donne che possono accedere a queste reti e trovare soluzione a questo loro problema. Sì, purtroppo le radici culturali del fenomeno sono ancora molto radicate e molto profonde. Ciò non di meno, quello che stiamo dicendo stamani in questa presentazione è che forse ci stiamo incamminando in un percorso di emersione, cioè noi vediamo con questi dati la punta dell'iceberg del fenomeno e sappiamo che la maggioranza, i 2/3 probabilmente, sono sommersi ancora, ma che forse stiamo lavorando verso l'emersione. Questo significa che abbiamo tantissima strada da fare. Per la prevenzione vuol dire lavorare, ad esempio, per evitare che si arrivi agli atti di violenza, e per fare questo bisogna strutturare, ad esempio, dei percorsi educativi nelle scuole. Ormai gli studi dicono che bisogna lavorare con i bambini tra gli 0 e i 6 anni, cioè da piccolissimi, educando bambini e bambine al rispetto, alla gentilezza, alla gestione delle proprie emozioni, al consenso. Faccio degli esempi: anche dare una carezza a una propria amica o dare la mano al proprio amico va chiesto con gentilezza, se si può fare e se c'è reciprocità nel farlo. Ecco, fare questo significa poi dare gli strumenti emotivi, relazionali a bambini e bambine per crescere in relazioni sane e paritetiche. Ad esempio, poi, crescendo negli anni, i bambini, i ragazzi potranno accedere a percorsi più strutturati in cui si parlerà di educazione all'affettività, di educazione alla sessualità e così via. Però prevenire vuol dire andare alla radice, e questo purtroppo ancora non lo stiamo facendo strutturalmente, perché non sono stati fatti investimenti, penso anche a livello nazionale, governativo, per questo. Aumentano i numeri, ma aumenta anche la possibilità e la consapevolezza delle donne di avere un luogo in cui poter, a cui potersi rivolgere, a cui poter chiedere aiuto. E quindi in questo senso noi dobbiamo anche leggere la possibilità che, quando aumentiamo le possibilità di accesso, di conoscenza, di consapevolezza, questo fa emergere un fenomeno che troppo spesso rimane schiacciato nella non consapevolezza, nella non conoscenza e in un meccanismo di difficoltà delle donne a denunciare. Adesso invece parliamo di editoria, con un convegno in Palazzo del Pegaso per fare il punto della prossima partecipazione della Toscana al Salone del Libro 2025 di Torino.
Dopo il successo del treno dei lettori e dei due bandi di giunta e consiglio regionale per sostenere l'editoria, l'Assemblea Toscana ha avviato un rilancio della partecipazione ai grandi eventi nazionali, principalmente al Salone del Libro di Torino. Per questo motivo Palazzo del Pegaso si è aperto al mondo dell'editoria con un convegno nell'Auditorium Spadolini. Manterremo la dimensione grande dello stand dell'anno scorso e faremo alcune migliorie, perché lo ricordiamo, l'anno scorso il palinsesto degli eventi e delle iniziative al nostro stand era stato costruito proprio grazie agli editori. E vorremmo ripetere anche l'esperienza del treno dei lettori, magari ampliando le possibilità di partecipazione, perché devo dire che da quando ha cominciato a circolare l'idea dell'organizzazione del salone, della partecipazione al salone 2025, hanno cominciato ad arrivare richieste e sollecitazioni di persone che avrebbero voluto partecipare al treno dei lettori e non avevano trovato posto, perché l'anno scorso andò esaurito in poche ore e tutto il treno che portava quasi 500 persone a Torino. Vorremmo ripetere questa esperienza, cerchiamo sostegni e risorse, ma crediamo che sia un'esperienza bellissima. È un comparto che impiega molte persone, che genera economia e ha un valore culturale indubbio, perché la lettura è il principale strumento di costruzione di quel senso critico e di quella consapevolezza delle coscienze che è tanto necessaria per stare nel mondo contemporaneo e nella sua complessità. Quindi crediamo che sostenendo l'editoria si lavora sull'offerta culturale, si creano gli strumenti di crescita e di edificazione della popolazione dei toscani e delle toscane e si aiuta un settore economicamente rilevante e produttivo del nostro tessuto industriale e imprenditoriale. E restiamo in tema di libri con la presentazione del volume Quattro passi per Firenze in Palazzo del Pegaso, un libro che cerca di portare alla scoperta i luoghi meno conosciuti del capoluogo toscano. Come si chiamava in origine Ponte Vecchio? Quanti sanno che il Negroni o il Borotalco sono nati in via Tornabuoni? Quanti sanno che la contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini nasce da un contratto di matrimonio non rispettato? Sono alcune delle curiosità contenute in Quattro passi per Firenze, il libro di Luigi De Concilio presentato nella Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso. Il volume rivela angoli e piazze segrete, aneddoti e curiosità del capoluogo toscano, spesso sconosciuti ai suoi stessi abitanti, è una Firenze diversa, introvabile nelle guide turistiche, ma capace di affascinare con storie divertenti e scorci inaspettati dietro a monumenti, palazzi o chiese famose, quelle che racconta l'autore. Si parte dalla storia dei quartieri, dal 1843 che diventano quattro, prima erano sei, e che quindi raccontano le storie, che non sono aneddoti, attenzione, perché a volte si può pensare che certi tipi di storie siano aneddotistiche e basta, invece le storie sono le storie del popolo. Il popolo fiorentino ha un'identità precisa, ha anche una sua bandiera. Io non so se molti e se tutti sanno che il popolo fiorentino, il simbolo del popolo fiorentino non è il giglio, per esempio, è la croce rossa in campo bianco, per mille motivi. Io ormai da 10 anni accompagno persone in Palazzo Vecchio nella Domenica del Fiorentino a visitare le storie di Palazzo Vecchio, no? Ora questo libro non le può contenere perché parla delle piazze e delle vie, però ecco, io sono appassionato, sono cresciuto anche con queste storie di Concilio, e credo che siano davvero importanti perché tengono viva davvero l'anima di Firenze e dei fiorentini. Effettivamente, quando si ha il piacere di leggere libri come questo di De Concilio, ci rimmergiamo in un passato che fu, che poi non è mai passato, perché basta girare per Firenze per immergersi in quelle epoche che magari sono sparite nella memoria, ma che dentro di noi, un po' presuntuosamente, orgogliosamente, come siamo noi fiorentini, ci sentiamo. Quindi leggere queste storie, spesso popolane, è come fare un salto nel passato, ma girarsi e essere attualmente in Piazza del Duomo. Quindi è un piacere, quindi speriamo ne scriva tante altre, perché noi fiorentini veri siamo contenti di leggere in questo modo, e poi ammaliati anche, ovviamente, dai quattro simboli del calcio un costume. Non è mai troppo tardi
è troppo per riguardarli ed esserne orgogliosi. Quattro passi per Firenze del carissimo amico Luigi De Concilio è un immergersi nella città, un tornare a vivere e passare per le vie di Firenze. Oggi forse qualche vicolo, qualche via è un po' bloccata dai turisti, è un po' confusa, ma nella nostra memoria appare evidente come il racconto di Luigi ci possa far rivivere momenti, emozioni di una Firenze che spesso è dimenticata, è sconosciuta. Non siamo abituati ad alzare lo sguardo, ma quando lo facciamo ritroviamo nelle parole di Luigi tutta la Firenze del 400, del 500, quella Firenze, quegli angoli, quegli aneddoti di cui ogni suo rigo ci racconta. Chiudiamo con l'arte in Palazzo Bastoggi, l'esposizione delle opere del maestro giapponese Shimamoto, assolutamente da non perdere fino al prossimo 30 novembre. Sarà visitabile fino a sabato 30 novembre a Palazzo Bastoggi l'esposizione delle opere dell'artista giapponese Shōzō Shimamoto e del collettivo artistico Gutai, nato dalla volontà di unire performance, pittura e ambienti interattivi per dar vita a un terreno comune internazionale dell'arte sperimentale. Il maestro Shimamoto, deceduto a inizio 2013, è stato selezionato tra i quattro più grandi artisti del mondo della dopoguerra, insieme a Jackson Pollock, John Cage e Lucio Fontana. Internazionalmente noto anche nel circuito della mail art, della quale è stato un pioniere, Shimamoto ha fortemente contribuito a rinnovare la fortissima tradizione dell'arte giapponese, creando così una cultura figurativa completamente diversa da quella floreale e decorativa. Tramite cannonate, dripping, tagli e buchi della tela è riuscito a creare una nuova spazialità bidimensionale. C'è da farsi una domanda che penso che venga sempre quando si entra in una mostra d'arte contemporanea, ma poi la freniamo. Invece è bene non frenarla, liberarla questa domanda e dire che senso hanno queste macchie di colore, perché sono proprio macchie. Questo è il senso che Shimamoto e il gruppo Gutai hanno voluto attribuire, cercare nel mondo della non forma, cioè non nella imitazione, un nuovo concetto di bello e di armonia che fosse più coniugabile, per esempio, con la fisica moderna e contemporanea, che pensa che l'universo non sia ordinato, non sia armonico, ma sia in esplosione. Quindi, e quest'artista proprio usa la tecnica dell'esplosione, del crash bottle. C'è un'opera proprio qui alla nostra sinistra che fa vedere ancora i pezzi di bottiglia attaccati, cioè lui si faceva legare con una cintura a un elicottero, portare su, era corazzato da Molotov di colore, bottiglie Molotov piene di colore, le buttava giù e creava queste esplosioni. Ecco, l'esplosione, questo atto, questo gesto di violenza estetica dà un senso all'opera, cioè proprio di trovare la bellezza non nell'ordine, non nel cosmos, ma nel caos. Firenze ha dettato a tutto il mondo, circa dal 1400 al 1900, i canoni della bellezza. La globalizzazione ha poi portato a un nuovo concetto di estetica che era intollerante sia alle regole e sia ai canoni. Ed ecco che dal Giappone, da circa metà del Novecento, arriva l'arte Gutai, ed ecco che arriva il nostro Shimamoto, che nell'esplosione dei colori e di una pittura e della messa al bando del pennello porta a una nuova forma di bello, che oggi per la prima volta vediamo qui a Firenze, a Palazzo Bastoggi, in un linguaggio e in un dialogo, lasciatemi dire, veramente affascinante. E con questo è davvero tutto, la puntata odierna della Voce del Consiglio termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.